Esiste un mestiere che ha sempre aiutato l'uomo ad orientarsi. Disegno mappe. Tutta la vita ho disegnato, prima a matita, poi sono entrato nel mondo della china. Chiedo agli anziani i nomi dei luoghi. Ognuno di questi nomi non solo descriveva un territorio, ma aveva anche una storia dietro, esattamente la natura del territorio, le caratteristiche, che spesso non sono più le stesse. Quindi da questo punto di vista qua, anzi quasi mai, diventa importantissimo la raccolta perché consente appunto di comprendere com'era il territorio una volta, come è stato magari per millenni prima che fosse abbandonato o trasformato o, ahimè, spesso edificato. Da lì anche l'importanza della caratteristica precisa di quanto debba essere descrittivo un toponimo. La natura del territorio racchiusa in un termine. E poi c'è un altro posto dove... Si instaura poi sempre un bellissimo rapporto, perché quando comprendono la natura della ricerca è perché consente loro di raccontarmi un sacco di storie. Quale uomo non vuole raccontare le storie del proprio paese? È perché ne vedono poi il risultato, comprendono molto probabilmente molto più di me anche e di chi ne usufruisce l'importanza di questo, una sorta di eredità che loro lasciano e ne sono perfettamente consapevoli. Un anziano mi ha detto: Giovanni, devo dirti una cosa, hai fatto una gran bella cosa, perché noi ce ne andiamo ma la mappa resta. Mi viene malinconia perché adesso è tutto bosco, però da cominciare da quella cima di quel monte lì era tutto pulito, tutto prato. E allora al mattino, quelli che avevano le mucche, tutti generalmente, chi ne aveva una, poi i miei nonni paterni, mio nonno paterno aveva addirittura 7. Allora salivano tutti su, che c'è un sentiero, e andavano a pascolare le mucche lì. Era tutto pulito. E lì, dove c'erano ordinati filari di meli, ricchi vigneti e ampi pascoli, oggi giganteggiano il faggio e la roverella. Sono arrabbiato guardando questo panorama perché è indubbiamente bello nel 2021, ma sarebbe fantastico se ritorniamo nel tempo di una volta. Non c'era un filo d'erba fuori posto, non c'era una pietra fuori posto. La terra facevi così e ci mettevi una pianta, per quanto era morbida, sempre lavorata, sempre rispettata, e dava i suoi frutti sempre. Sempre. Non c'era un anno che non dava un frutto, perché si trattava col rispetto che merita. Noi siamo in Liguria, per cui è stato proprio l'abbandono dell'agricoltura che ha rovinato il nostro territorio, perché è già un territorio fragile. Esisteva un equilibrio, una specie di patto che legava l'uomo alla terra, un culto antico il cui depositario era il contadino. C'era un vecchio contadino che adesso è morto, ha detto: la campagna non ti chiede mai niente, ma se non fai i lavori al tempo giusto non raccogli niente. Castelvecchio mi ha sempre affascinato, naturalmente, per la bellezza del borgo, che è quasi unico. È un paese che ho dovuto osservare da più luoghi, sempre dall'alto o dal basso, e quindi variegato nelle sue... Beh, solo il borgo è una rampa, e quindi dinamico, una mappa dinamica, è quasi una mappa in 3D. La mappa, come sintesi tra la visione del cartografo, la storia e il paesaggio. Le mappe rispecchiano esattamente la percezione che ho della natura del territorio. Castelvecchio si trova a 18 km dal Benga, nell'entroterra del Benga, risalendo alla Valle del Neva. Il fiume Neva è il fiume della nostra vallata. Infatti una definizione precisa di Castelvecchio è l'ultimo borgo fortificato dell'Alta Val Neva. Le fondamenta sono bizantine, quindi siamo all'epoca di Giustiniano, il 600 d.C., perché era una fortificazione su questo sperone roccioso inaccessibile
contro i Longobardi. La Rocca Barbena è la montagna più alta del nostro territorio, 1042 metri, e Castelvecchio, ce ne sono tanti, Castelvecchio infiniti, di quella montagna. Di fronte alla Rocca Barbena c'è il Monte Lingo. Tra il Monte Lingo e la Rocca Barbena comincia questa battaglia, chiamata di Loano perché è il centro maggiore qui vicino a noi. Sull'Arco di Trionfo a Parigi il primo nome che si legge è quello di Loano, poi c'è Millesimo, Dego, altri nomi liguri. Qui, a novembre del 1795, c'è stato uno scontro violentissimo tra i francesi e gli austro-sardi, che proprio avevano schierato i loro eserciti proprio in queste colline, qua intorno. I nomi di un luogo diventano i depositari di fatti storici, di stratificazioni linguistiche, di racconti e leggende. A Castelvecchio ci sono, diciamo, mille nomignoli di località, perché certe località hanno preso il nome dal proprietario del fondo, tipo Cadanana, tipo Durango. Spesso i toponimi sono onomatopeici, cioè tendono a descrivere precisamente la natura del luogo imitandone il suono. Tutto ciò che ha a che fare con i terreni che tendono a scivolare vengono chiamate lige, slige, sliggia. E solo il dialetto, con l'odore intatto della sua radice etimologica, è capace di svelare la natura più profonda di un luogo. Scrivere in dialetto vuol dire salvare la memoria del paese, dei nostri vecchi. Lo vedi? Sì, sì, sì. Era un edificio, c'è un rudere lì. C'è ancora, c'è una cella. Ok, e come era chiamato quello, non lo sai? Il Nupeso. Chiedo agli anziani i nomi dei luoghi e a quel punto mi chiedono: ma che mappe? Possono essere definite mappe storiche che hanno questa caratteristica. Non sono di facile comprensione, le mappe devono essere viste, diciamo che mi devo soffermare e spiegare, cosa che però faccio con piacere, perché c'è sempre occasione per raccogliere informazioni. L'acqua d'estate era poca. Era poca, sì. Poi sì, si andava nel neve a pescare. E c'era l'acquedotto, l'acqua era buona, allora era salute. Il luogo per eccellenza dove si può parlare, dove posso raccogliere le informazioni è il bar. E lì mi sanno indicare quali sono i personaggi che sono più a conoscenza di questi nomi. Silvia naturalmente è stata straordinaria e precisissima nella collocazione, anche addirittura al telefono, una cosa impressionante, cioè è riuscita a darmi telefonicamente la geolocalizzazione di un fiume che scende da sud. Immediato e spontaneo, l'incontro tra Giovanni e Silvia. Sì, l'ho conosciuto. È venuto a casa mia, ha steso questa mappa di tutti questi terreni e poi mi chiedeva se aveva messo giusto i nomi di queste località, perché io Castelvecchio ce l'ho tutto sulla mano, no? Lui mi diceva Arpigele, sì va bene, poi Tian di Pietro, no, la Cian de Prai in dialetto. Sono sempre andata prima a Pascolo, poi dopo in campagna anche, perché andavamo a raccogliere le albicocche, le olive, le castagne. Sono nato il 5 maggio del 46. Io prima di andare a scuola elementari andavo già con i miei in campagna. Certo che non ero un contadino, però imparavo e aiutavo nel piccolo possibile, via, anche a vedere l'erba. Non c'era quel tempo lo sfruttamento del lavoro minorile. Tutti collaboravano per fare qualcosa. Rosalba è la sua lanterna. Basta strofinarla e magicamente appare un lontano ricordo. Io ho portato una piccola lanterna che avrà almeno una centinaio d'anni, che usavano i nostri nonni, eccetera, per andare nelle stalle dove c'era il fieno e nei fienili senza correre il rischio di incendiare la paglia. In dialetto si chiama Puein,
È appunto a forma di falci, mini, con un manico di legno, e serviva soprattutto quando si raccoglievano le castagne. Un tempo i guanti non esistevano, i ricci pungono in un modo esagerato, e quindi si facevano uscire, non si poteva lasciare qualche castagna appunto chiusa nel riccio, bisognava tirarle fuori tutte. E i contadini ce l'avevano un po' in tasca, che serviva un po' anche come coltello, no? Per sbucciare una mela, per tagliare un tozzo di pane, che se lo portavano i contadini. Il proverbio popolare, meglio se in dialetto, concentrato di esperienze, stella polare del vivere quotidiano. Quel lavoro che faccio è un proverbio. Tanto per dire, nel fieno eravamo, no? E dicevano, fin a Santa Maria Maddalena, che l'altro giorno, sega chi sega, vuol dire taglia chi taglia, dell'in là, taglia chi sa, perché l'erba diventava dura, e se non c'avevi il ferro che tagliava non la facevi scendere. Un tempo del Saulo è ven per tutti. Il tempo delle cipolle viene per tutti, anche quelli che si credono ricchi e importanti, poi alla fine sono costretti a mangiare delle cipolle anche loro. A San Martin, un mustole vin, a San Bastian, a Santa Lucia, il passo da Formia, a San Bastian, il passo del campo. E a San Bastian, il mascheri van? Può anche, però collegavo a Santa Lucia, a San Bastian, il passo del campo, a Santa Lucia, il passo da Formia, nel senso dell'allungamento delle giornate. Non è Santa Lucia. Non è giusto. Ma il proverbio allora era quello. Era perché era ancora prima del calendario. Io non lo so, però dicevano, quello è. Cammina accanto a me, e sì, mio amico, ci insegna il poeta. Noi siamo amiche, diciamo, da sempre. Ho avuto la fortuna di fare la postina per 19 anni a Castelvecchio. È stato un lavoro interessante per me. A contatto con la gente. Quando ho cominciato io ancora arrivavano le cartoline di saluti dai luoghi dove la gente si recava per un viaggio, per motivi vari, il viaggio di nozze, poi non ne parliamo. La gente quando riceveva la lettera di via aerea, che era diversa dalla lettera nazionale. La via aerea aveva una carta sottilissima, e un francobollo logicamente che veniva dall'estero, essendo via aerea. E quindi quando arrivavi, specialmente nelle cascine, ma anche nel paese, anche nel centro, con una lettera che arrivava, che ne so, da un parente dall'America, era veramente un'emozione, non soltanto per chi la riceveva, ma anche per chi la portava. Ho 39 anni, compiuti a giugno appena passato. Mi occupo principalmente di agricoltura, o comunque tutto quello che riguarda l'ambito agricolo ligure. Olive, lavorazioni del terreno, muri a secco, pulizie di terreni, potature. Ho passato dei periodi che comunque sono stati duri, ma non rimpiango niente di quello che ho fatto, perché dove c'è gusto non c'è perdenza, no? Ne ho 85, 85 il 16 agosto, vabbè, sono 85 mal portati, perché ho sempre fatto una vita molto, molto, molto faticosa. La raccolta delle olive e delle castagne. Poi dopo Castelvecchio ha un bel clima, veniva di tutto. Ho cucito tante reti in vita mia per aiutare a raccogliere le olive, che invece le avremmo dovute raccogliere a mano. Ne ho mangiate tante castagne, vabbè, un po' forse perché era la miseria che faceva mangiare le castagne. Io al mattino trovavo il latte già bel caldo, bollente lì sul tavolo, tutte le ciotole piene di castagne belle pulite, allora giù una bella zuppa con il latte. Mio fratello piacevano dolci, mi dava giù 2 o 3 cucchiai di zucchero che la nonna brontolava. Quei tempi, a un poco se ci basta, adesso mi sembra che sia basta, mangiali un po' anche a mare, perché c'era quello zucchero rosso. Piero prende la parola
che ci racconta la storia amara, che già tante volte abbiamo sentito, del giovane che lascia la campagna. A Castelvecchio, i primi del Novecento, nel comune c'erano 700 persone, di cui 600 campavano sulla campagna. Adesso ci saranno 100 qualche spicciolo. Contadini a tempo pieno non c'è più neanche uno. Non c'è più nessuno, si può dire. D'estate ancora, l'inverno ci sarà al capoluogo al massimo 50 persone, di cui 40 pensionati. Ma c'è una mosca bianca. Le realtà di allevamento o agricole non sono più capillari come era una volta. Io delle volte mi sento un po' una mosca bianca, perché qua erano tutte coltivazioni, dall'A alla Z. Adesso siamo rimasti più in pochi. Silvia non ha dubbi sulla bontà della scelta di Giorgio. Oppure no? Bravo, rimane Castelvecchio se vuoi. Rimane Castelvecchio. Però in cuor mio dico, ma perché non gli dico vai? Perché lì è troppo duro ormai. Ormai è troppo faticosa per i giovani di adesso. Ecco. Castelvecchio ha un territorio enorme in cui i nuclei abitativi sono piccolissimi in proporzione. Dopo la lanterna di Rosalba e il poein di Elia, anche Giovanni ha il suo inseparabile amico. La bussola mi consente di orientarmi in ogni luogo, perché per quanto si dica che ormai abbiamo la tecnologia, non è affatto vero, perché io mi sono buttato in balloni in cui il telefono non prendeva. La bussola è fondamentale. Sottopongo molto poco le mappe. Se hanno fatto la guerra, se hanno avuto a che fare in qualche maniera col mondo militare, bene, se no pochi hanno a che fare con le mappe. Sanno come leggere, riescono a localizzarsi su una mappa. Ma sono in grado di, proprio a occhio, a vista, descrivendo il territorio, mi portano con loro. E hanno una percezione della distanza completamente diversa dalla nostra. Nel senso, magari mi dicono, ma andiamoci, ci andiamo in un attimo. Poi magari camminiamo 3 chilometri. Perché per loro è stato così tutta la vita, loro per andare a scuola magari facevano 5 chilometri, quindi il territorio è loro e quindi loro ci si muovono con una libertà senza pensare al tempo che ci vuole. Nella ricerca dei toponimi, per quanto riguarda Castelvecchio, nelle escursioni, nelle camminate, per me è stato essenziale, veramente il mio Virgilio è stato Piero. Piero mi ha portato nelle zone impervie, tutte quelle zone nei valloni che non avrei potuto vedere se non con lui. Prima cosa, è molto probabile che sia stato alimentato da una sorgente questo qua. Non c'è alternativa. Una zona chiamata Chandu Murin. Che è molto più. Fammi sentire Chandu? Murin. Murin. Che è molto più in là, via. È una zona chiamata Mulino Vecchio. E perché c'era un mulino? Vabbè, comunque non ti ci convinco, a meno che non ti trovo la sorgente. Da 6 anni in poi, vabbè, prima andavo con la nonna a pascolo, poi andavo da sola con le mie amiche, va bene, certo, ma andavamo, salivamo sulle piante del castagno, se ci arrampicavamo, poi lì c'era il nido del, come si chiama? Quello che fa il buco rotondo, poi si infila del dentro. Il cuculo, cucu. Allora buttavamo la mano lì, a volte c'era il cuculo dentro e a volte c'era il ghiro. Una volta, adesso è mancato, un mio coetaneo, ecco, è andato lì, perché poi lo facevamo cuocere, se li mangiavamo. E allora ha buttato giù la mano per prendere il ghiro. Il ghiro, hanno i denti appuntiti, boom. Gli ha buccato il dito da una parte, poi da su quella pianta che sono. Oi. Ma certo che sono pulperose, perché non sono più a contatto con l'altura come eravamo noi. Io glielo dico sempre a mia figlia, dico, fai bene a tenerle lontane dal pericolo, però non proibirgli di non andare perché per questo, per quello. Devono capire dove è pericolo e dove non è pericolo. Allora sarebbero degli imbecilli. Crescerai degli imbecilli, e lo dico sempre. Castelvecchio di Rocca Barbena, anni 50.
per due bimbette curiose il paese diventava un parco giochi. Penso che Piazza della Torre era più indicata, perché aveva già dei luoghi appunto così con dei muretti dove ti potevi sedere, poi dove potevi ascoltare gli adulti. E facevano le loro chiacchiere. E noi eravamo molto curiosi, come tutti i bambini di paese. Allora gli adulti, a mio ricordo, non parlavano come adesso di certi argomenti di fronte ai bambini. Zitti, magari bestemmiavano, però discorsi, che ne so, che potevano riguardare vagamente la sessualità, oppure insomma un tradimento, che ne so, qualcosa. Carità, se c'era un bambino, zitti, non, proprio non, non. E quindi noi origliavamo volentieri. Come sarebbe mai possibile raccontare in una mappa tutta Castelvecchio senza abbeverarsi alla sapienza di Silvio Riolfo? Hanno all'interno due fontane scavate nella roccia, perché in caso di assedio, nelle varie guerre che ci sono state, le persone che abitavano in queste case potevano dissetarsi. Silvio Riolfo, che ha tutta una sua conoscenza sia in quanto storico letterato sia in quanto persona che ha vissuto la propria infanzia ed è tornato più volte, quindi ha entrambe le conoscenze, via. Che lo trovi da tutte le parti, cammina, va, chiede informazioni. Ero in questa tipografia d'albenga, si presenta questo signore con un foglio. Ah, dice, ma lei conosce Castelvecchio? Ci sono nato. E poi ci sono luoghi che hanno una magia particolare. L'ho portato nel centro storico, perché lui naturalmente, come tutti coloro che non erano mai stati, passi e dici cose, non ti rendi conto. La Piazza della Torre, ho visto la Meridiana e questo scenario meraviglioso, questo sfondo del castello. No? Via del Roso era la strada che conduceva da Castelvecchio, una strada campestre, da Castelvecchio a Zuccarello. I due castelli dei Clavesana e poi dei Del Carretto, poi per un'invenzione poetica, il sentiero di Ilaria, perché Ilaria del Carretto sicuramente è stata qui, perché suo padre era marchese di Castelvecchio e Zuccarello, e lei, giovane ragazza, viene con le sue amiche, cioè lei era la figlia del marchese, questa ragazza che avrà sognato anche questo paese, questo territorio, avrà respirato questo profumo. La terra era una volta un essere umano. Il suolo era la pelle. Gli alberi e le piante, i suoi capelli. Le rocce, le ossa. E il vento, il suo respiro. La terra è sempre stata venerata, apprezzata, difesa, in un qualche modo la terra ha sempre avuto la venerazione di chi la coltiva. L'insegnamento degli anziani è stato importante, facciamo un 50% con l'insegnamento scolastico. E non riesco a separare queste due cose, una integra l'altra, perché quando hai l'insegnamento scolastico comunque ti serve l'esperienza. Il vecchio costruttore di muri a secco non era una persona che serve una laurea per capire che è furbo. Era una persona che nella pratica e nell'esperienza aveva già i suoi concetti come i nostri. Ci mancava il pezzo di carta e basta. Questo è, per chi fa un muro a secco, è la verga di Mosè. Nel senso che è il classico martello con cui si lavorano le pietre per fare il muro a secco. Chiunque ha sempre un attrezzino con sé, perché devi ravanare nelle spine, perché d'estate il serpente può essere dietro l'angolo, quindi non infili le mani nel brutto. Normalmente io mi porto sempre questo qua, perché era di mio nonno,
era il vecchio martellino, perché qua tutti i contadini sapevano fare muro a secco, non c'era quello che faceva il muro a secco, ognuno si faceva il suo. Il muretto a secco non può prescindere dall'attività agricola, soprattutto in Liguria, per il fatto che se non ci fosse stato il muro a secco in Liguria non avremmo avuto una terra da coltivare. In Liguria è uno dei pochi posti in cui il muro a secco viene utilizzato per tenere la terra. Vuol dire resistere a una forza incredibilmente potente e deve sgrondare l'acqua dalla pioggia. Al muro deve rimanere lì e fare il lavoro di non farla franare, e l'acqua in eccesso deve essere espulsa. Ogni pietra deve essere fissata con altre piccole pietre e ogni buco che si forma nel posizionare le pietre deve essere chiuso con pietre più piccole. Il muro a secco non è mai fatto di pietre grosse, è fatto di pietre piccole. Io mi posso fregiare di aver fatto un corso che mi ha iniziato splendidamente a quest'arte, perché non è un lavoro. Le immagini, le suggestioni che nascono dalla parola, dalla creazione poetica. Dedicare a Castelvecchio, che è anche il paese del silenzio, della contemplazione, della meditazione, una serie di poesie incise su delle piastrelle che invitano le persone proprio a sostare e a meditare. La meraviglia della voce, la sera che porta lassù le persone, il canto feroce del mare che si sente in lontananza. A questa poesia del 2 luglio sono particolarmente affezionato perché parla di mia madre. Aveva una voce bellissima e cantava la sera del 2 luglio, che è la festa del nostro paese, e queste poesie hanno questo significato: conservare la memoria, perché attraverso la memoria conserviamo vivi anche quelli che non ci sono più, vivi attraverso le parole, la musica, il canto. E poi questo respiro del tempo, del vento che trascorre a Castelvecchio. Un respiro del tempo che ci restituisce vivido il ricordo dei primi amori di Silvia. C'era un ragazzo che veniva con lo Scrivaglione, quello Scrivaglione è ancora al comune di Castelvecchio, no? Allora quello lì era simpatico un po' a tutte. E allora c'erano due Bruno, uno molto intelligente, allora forse perché era intelligente non ci piacevano più i somari come. E allora eravamo tutte innamorate di quel Bruno somaro. Era biondo, era un bel biondino, sì sì. Era un bel ragazzo, va bene. L'altro era un po' più scuro. A me sono sempre piaciuti i muri, poi ho sposato un Bruno. Nella vita l'amore fa cambiare tante cose. Eccole di nuovo, le due ragazzine di Castelvecchio che rivivono i riti dei loro giochi. Ci sono stati tanti giochi, sempre, come dire, improvvisati. I giocattoli, per quanto mi riguarda, poteva arrivare qualcosina a Natale, che allora si diceva Gesù Bambino, quando ero piccola io, non Babbo Natale, non esisteva, per noi, almeno per me. La nonna mi costruiva delle bambole con le pezze, con cucito, così, e anche addirittura i palloni, mi pare, per i maschi, delle pezze arrotolate, cucite, in modo che i bambini potessero dare qualche calcio, così, pallone, insomma. Lei si metteva a dormire un po', sì. Si cercava di farle stare un po' zitte, si un po' brave, cercava, no? Di stare zitte, si imitavano, no? Gli adulti. Anche il dottore Rosalba, ti ricordi? Beh, dottore, perché sì.
abbiamo visto le prime iniezioni che facevano un certo effetto. La scatolina di alluminio con quest'ago arrotolato un pezzo di gazza che veniva ribollito per disinfettare, e si usava sempre quello su tutte le persone. Erano degli aghi spaventosi, con delle punte, insomma, ci possiamo immaginare. E quindi questa cosa aveva un effetto mica da poco sul gioco, e fare appunto le iniezioni col bastoncino, insomma, fare il dottore, così, visitare, sentire il cuore, la schiena, il Dimmi 33, insomma, tutte queste cose. Si cantava. Io quando sono sola a casa canto tutto il giorno, forse è per quello che non sento la malinconia, per stato piuttosto un tipo allegro, io e allora, lascia fare, ne avrei tanto, avrei da piangere tanto, altro che ridere, cerco di farmela passare cantando. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare stasera al mio moretto. Era il mio moretto, adesso non me lo ricordo più. Poi finisce che dice, perché sono poverina, mi fa piangere sospirare. Fa piangere sospirare sul letto dei lamenti. E cosa mai dirà la gente? Cosa mai diranno di me? Diranno che sono tradita nell'amore. E ma perché mi piange il cuore? E per sempre piangerà, e lo lascialo piangere. Elia, svelaci il segreto della felicità. L'importanza di essere comunque gioiosi, perché può comportare anche un certo sforzo essere gioiosi. Non è una cosa che viene così, è una cosa da coltivare, una cosa da conoscere, da essere consapevoli di tutto ciò che abbiamo. Per Silvia non ci sono dubbi. C'è un periodo della nostra esistenza, e spesso neppure lo sappiamo, in cui è possibile toccare la leggerezza della vita. La giovinezza, che cosa possiamo paragonare alla giovinezza? Paragoniamo la vecchiaia? No. Che cosa c'è di bello come la giovinezza? Non hai pensieri per niente. C'è la mamma e il papà. Io papà purtroppo ha mancato, che io avevo 3 anni, allora, vabbè, ma la mamma e allora. C'era soprattutto la felicità di andare 30-40 per ragazzi e ragazze insieme in questi prati, l'odore del fieno. L'umanità è capace di cose meravigliose. Se io penso alle nuove scoperte, io vorrei uscire fra 100 anni per vedere che cosa è diventata il mondo con queste nuove tecnologie. Deve essere qualcosa di per me di straordinario. Sono molto fiduciosa. Il messaggio di speranza contenuto in un gioco antico. Un bambino, un piccolo corso d'acqua e un foglio di carta. Prendevo la carta su con un giornale. Mi ricordo da Castelvecchia andavamo a piedi alle Cerri a far visita alla scuola. Un certo periodo che la cunetta portava acqua, la piazza di queste barchette, mettevano nell'acqua, piovane, È un po' come buttare la bottiglia nel mare col messaggio dentro, no? Vai a sapere dove va a finire, perché poi ingenuamente nell'essere bambino sai che va a finire nel mare e ipotizzi sempre che qualcuno la raccolga sta barchetta, nell'ingenuità di un bambino. Adesso magari un po' di ingenuità è stata persa, quindi si sa che
però c'è sempre un po' di bambino in tutti, quindi delle volte la barchetta la fai ancora sperando che qualcuno la prenda e si chieda: ma chi l'ha fatta sta barchetta? La vedo difficile perché ormai tante domande non siamo più abituati a farle, però la speranza è sempre l'ultima a morire. Cosa affiderei alla barchetta? L'innocenza della giovinezza, di quando eravamo bambini. E la consapevolezza che sarebbe bello ritornare a quei tempi. E questo non è un senso di nostalgia, è ricordare. Ricordare nel senso vero del termine, riportare al cuore, ricordare, riportare nel cuore quello. Prego.